apre al San Leonardo di Castellammare di Stabia l'ambulatorio di proctologia, disturbi della defecazione e stoma terapia. L'obiettivo è affiancare questa innovativa possibilità di trattamento dei disturbi della funzione intestinale alla comune pratica ambulatoriale proctologica. Tutti i pazienti del territorio regionale potranno in questo modo avere la possibilità di accedere a trattamenti che altrimenti sarebbero preclusi per le persone sottoposte ad interventi chirurgici per patologia colorettale presso altre sedi. L'ambulatorio di proctologia afferisce alla chirurgia diretta dal professor Francesco Bianco. Un lungo follow-up oncologico e riabilitativo, sia di tipo chirurgico sia di tipo funzionale. Praticamente, diciamo, le intenzioni sono quelle di coprire un vuoto che esiste nel trattamento di questi pazienti fino ad oggi, in particolare inerente agli aspetti della incontinenza post-operatoria a cui vanno incontro una grossa percentuale dei pazienti trattati con chirurgia del retto, che è una chirurgia ovviamente invasiva. Per questi pazienti è stato messo a punto un percorso terapeutico assistenziale che permette di superare parzialmente o completamente tutte le defaillance dovute alla incontinenza che esiste in gran parte, in una larga parte di questi pazienti. Questo percorso si avvale anche della collaborazione di molte società e aziende multinazionali che sono leader nel settore prevede l'approccio del paziente all'ambulatorio in step successivi fino al completo superamento della patologia data dall'incontinenza fecale. Il percorso ovviamente è solo l'ultima, come dire, è solo l'ultima parte che è stata aggiunta. In effetti all'origine c'è il trattamento in genere dei pazienti stomizzati e quindi tutta quella che è l'assistenza post-operatoria nei pazienti che sono portatori o di ileostomia o di colostomia, sia temporanea che definitiva, e ovviamente va a completare tutto il trattamento, il percorso del trattamento riabilitativo e ad affiancarsi a quello che è il trattamento dei pazienti proctologici in genere, anche di patologia proctologica benigna.